Quale MacBook devo acquistare? Se vi state ponendo questa domanda, allora avete bisogno di un portatile Apple con un sistema operativo macOS, quindi siete all'interno di questo grande ecosistema della mela morsicata. Le scelte sono tante e oggi le vediamo insieme e vi consiglio qual è la migliore per le vostre esigenze. Partiamo dal MacBook Air in versione 2019. Lui ha un compito molto particolare, quello di essere l'erede del vecchio Air. Non parlo di quello che aveva già il display Retina, quello della versione 2018, ma il precedente, quello che con quelle linee così tanto particolari, così tanto sottili, aveva portato una grandissima innovazione sia in ambito tech, quindi per gli appassionati, che anche quelli che non erano appassionati. Perché il vecchio MacBook Air aveva dettato tutta la linea del design dei moderni ultrabook, anche quelli Windows. Attualmente abbiamo portatili che fanno meglio per quanto riguarda il peso, per quanto riguarda lo spessore, quindi ha ancora senso acquistare in questo 2019 il nuovo MacBook Air? Beh, la risposta è sì, ovviamente, se siete all'interno di questo grande ecosistema Apple, sì, il MacBook Air è la soluzione ideale se volete un portatile che vi permetta di svolgere le funzioni basilari, però avete bisogno di qualcosa di molto leggero. Purtroppo è stato tagliato dal catalogo dei prodotti Apple il vecchio MacBook, quello piccolino, quello da 12 pollici, perché sì, era molto sottile, era molto leggero, però aveva un po' di carenze sul lato delle performance pure, dell'hardware. Il nuovo MacBook Air mette una pezza, perché qui abbiamo i nuovi processori Intel di serie Y, che sì, non sono così tanto potenti, però qui c'è un raffreddamento attivo tramite una piccolina ventola e quindi si può spingere un po' di più per quanto riguarda le performance. Passiamo ora al nuovo MacBook Pro 13, quello con due Thunderbolt, perché secondo me lui è il prodotto più azzeccato di questo 2019, perché vengono portati i nuovi processori Intel quad core da 15 watt. Ovviamente non ci dobbiamo aspettare le prestazioni dei Intel che abbiamo sui modelli 13 con 4 Thunderbolt, perché lì il TDP è di 28 watt, quindi si possono spingere leggermente di più per quanto riguarda i consumi e quindi ovviamente anche nelle relative performance. Su questo modello base da 13 pollici, quindi abbiamo i nuovi processori Intel, la nuova touch bar. Ovviamente ci dobbiamo scontrare con dei limiti termici perché il tutto viene raffreddato da una unica ventola e quindi ovviamente non ci possiamo spingere più di tanto, però abbiamo sicuramente un passo in avanti rispetto ai precedenti modelli che erano dei semplici dual core. Passiamo ora ai MacBook 13 con 4 Thunderbolt, ve l'ho già accennato, qui sotto abbiamo i processori Intel che si spingono con un TDP fino a 28 watt e abbiamo anche un sistema di raffreddamento più adeguato perché all'interno c'è una bella heat pipe e due ventoloni che raffreddano il tutto. Non sono le migliori soluzioni per raffreddare questi processori, però sicuramente sono molto molto silenziose e poi hanno un profilo molto basso. Un altro grande pro di questo Pro 13 sta nel fatto che abbiamo 4 Thunderbolt, quindi abbiamo più flessibilità e più possibilità nell'espansione tramite Type-C di questo portatile. Immagina ad esempio uno scenario dove non sia sufficiente la potenza del processore quad-core, ma serva più potenza grafica data da una scheda video e collegando ad esempio una scheda esterna che ora è supportata dal sistema operativo macOS, possiamo lavorare su modellazioni 3D, programmi di CAD o BIM molto più agevolmente. Veniamo ora al MacBook Pro 15, perché Apple qui non vi dà scelte. Non c'è una versione più dedita alla portabilità, non c'è un 15 pollici più dedito invece alla pura potenza hardware, il tutto è racchiuso in un'unica versione, il MacBook Pro 15. Abbiamo ovviamente la possibilità di scegliere quale CPU montare, quale GPU utilizzare, il taglio di memoria e la RAM. Però una volta che scegliamo quelle in fase di configurazione non possiamo più espanderle. L'unica possibilità di espansione, come abbiamo visto, sono tramite le porte Type-C, quindi Thunderbolt 3. Con l'ultima versione 2019 di questi MacBook Pro 15 sono stati portati i nuovi processori Intel di nona generazione. In questo modello possiamo spingerci e utilizzare fino a un core i9 con 8 core fisici e 16 thread. Qui, come sappiamo, questo processore scalda tanto, ha delle performance molto elevate, però è difficile da tenere a bada. Da qualche studio che ho trovato online si è scoperto che probabilmente Apple ha effettuato un leggero undervolt sulla CPU per quindi avere dei consumi minori e soprattutto scaldare meno mantenendo nel tempo le performance invariate. Veniamo ora a un prodotto che probabilmente non vi aspettate, l'iPad Pro. Sì, l'ho voluto inserire in questa linea di portatili Apple perché l'azienda lo vende un po' come un'alternativa dei portatili più tradizionali e da un certo punto di vista ha ragione, perché con l'ultimo sistema operativo iPadOS si sono aggiunte tante funzionalità e tante semplificazioni che lo rendono davvero valido anche per i task più complicati che magari non ci potevamo immaginare con un semplice tablet. Prendo per esempio Nicolò.
Lui vive a Cagliari, noi abbiamo l'ufficio qui a Milano e molto spesso si trova a viaggiare per lavoro, per venire qui in ufficio da noi, e con sé portava un portatile che pesava oltre 2 kg. Ovviamente questo aveva delle performance molto più elevate di un semplice tablet, però queste non giustificavano il suo ingombro così tanto elevato all'interno di uno zaino. Da qualche mese, da qualche settimana all'incirca, l'ho visto viaggiare con sé con semplicemente un iPad, un mouse Bluetooth e una tastiera. Con il nuovo sistema operativo abbiamo una gestione del multitasking molto più semplice, molto più intuitiva. Abbiamo tramite la Type-C la possibilità di collegare chiavette, hard disk, SSD esterne e soprattutto con tutte le periferiche di input, quindi mouse e tastiera, abbiamo una più semplice gestione, ad esempio, di tutte quelle attività che si effettuano su Chrome o anche nella gestione delle mail. Quindi, a parer mio, se si rientra all'interno di questo scenario d'uso, secondo me l'iPad Pro è una valida alternativa a tutti quei portatili all'interno dell'ecosistema Apple. Veniamo ora alle conclusioni, vi parlo un pochettino anche dei MacBook usati, perché attualmente c'è qualche modello che ha ancora senso acquistare. Se avete bisogno di un portatile da 13 pollici, allora magari volete anche un pochetto di prestazioni in più rispetto a un portatile normale, io quel che vi consiglio è di acquistare un modello che abbia già un processore Intel quad core, perché altrimenti se vi basta un semplice dual core magari indirizzatevi su un Air o ancora meglio su un MacBook 12, che sono ultra leggeri, quindi probabilmente sono più comodi per essere trasportati. Se invece avete bisogno di un portatile da 15 pollici, allora non dico che non ci siano differenze, però anche i vecchi modelli partivano con un processore quad core da 45 W, quindi avevano un po' di performance in più rispetto ai modelli da 13. Se lavorate con un programma che sfrutta meglio i processori multicore, allora ovviamente indirizzatevi su un modello un pochetto più recente, magari un 6 core, oppure direttamente sul nuovo con l'i9 da 8 core. Bene, questo era tutto, io spero di avervi chiarito un pochettino meglio come districarvi in questa ampia scelta di portatili Apple e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da Lorenzo.